Siamo qui oggi nello splendido scenario del Traspo, di un agriturismo vicino a Pescia, che ospita la nostra squadra nazionale di tiro di campagna, con i suoi allenatori, direttore tecnico Scaramuzza e l'allenatore Botto. Sono qua convenuti da tutta Italia gli aceri che fanno parte dei gruppi nazionali di tiro di campagna per un programma che terminerà verso la fine di agosto nei campionati del mondo che si svolgeranno in Galles. E dove abbiamo due dei nostri atleti, la Luciana Pennacchi e Giuseppe Seimandi, che dovranno difendere il titolo vinto nella scorsa edizione in Svezia, a Göteborg. Il programma del raduno è ben strutturato a tavolino. Il tecnico Vincenzo Scaramuzza ha organizzato il materiale informativo e la sequenza delle difficoltà da affrontare. Tutto nell'arco è tecnica, allenamento, studio. Ancora di più lo è nel campagna, dove l'arciere deve prima di tutto ragionare e soprattutto saper guardare. Guardare il bersaglio, guardare la dimensione, la collocazione, la pendenza, la distanza. Questi giorni di allenamento servono a testare le capacità degli atleti su tiri in pendenza che voi potrete vedere in questo agriturismo, dove sono stati preparati dei percorsi che sono fortemente impegnativi per gli atleti perché presentano difficoltà di pendenza e di inclinazione straordinari. L'arco nudo rende protagonista l'arciere, con le sue strategie e la sua creatività. Uno stile difficile, ma adatto a questo tipo di percorso. Aspro, cespuglioso, ripido ed ingannevole. Confidiamo che questi raduni ci possano portare ad avere grandi frutti ai campionati del mondo e in questa speranza, che è un augurio e una speranza ai nostri, lasciamo lavorare gli atleti. Quando parto? Parto il gol. La sequenza di tiro. Equilibrio dei piedi. Busto inclinato a formare una T in parallelo al terreno. Incoccare. Alzare l'arco. Tendere la corda fino al viso. Trovare l'ancoraggio sicuro. Sganciare tranquillamente la corda. Questo. Cavolo, ci devi dire. Cavolo.